Grazie di tutto. Allora, siamo finalmente ritornati in cella. In cella, Shadow, vabbè. Siamo finalmente tornati con un motovlog. Oggi in particolare parleremo di questo motorino. Finalmente scopriremo se è sempre lo stesso. E là, se è un altro motorino. E appunto tutto ciò che poi sarà. Ve lo racconto sotto forma di storia, perché questo motorino, anche se ora come ora, quant'è che c'è un motorino nero? Boh, 2 mesi? Di traverso, è stato un parto. Siamo partiti con una cosa molto semplice e siamo arrivati fuori con un lavoro di 1 mese e mezzo, 2 mesi. Iniziamo con la storia. Nel frattempo, siccome devo parlare e sono noioso io quando parlo, si va un po' a giro a fare un po' gli stupidi, così così la gente non si annoia e non skippa il video. Di traverso. Tutto parte con 2 energy, un energy nero e un energy rosso. L'energy rosso era il mio, che tutti ormai conosciamo benissimo. E poi c'era un energy nero. Questo energy nero l'avevo trovato in un'officina ad un prezzo abbastanza buono. Una volta trovato in un'officina con Francesco, quello che ormai ci ho fatto penso 5 o 6 video, si è detto: ma perché magari non si prova a cambiare questo motorino? Si cambia motorino. Siccome il mio era un po' sfatto di carene, avevo pensato di dare via il mio e di rifare appunto quest'altro motorino. Questo motorino aveva in più che era a liquido e che aveva entrambi i freni a disco, mentre il mio rosso era disco tamburo. E allora sì, va bene, via, facciamo questo motorino, metto in vendita il mio, si inizia a lavorare su questo energy nero, disco disco e a liquido. Sì, bene, andiamo, procediamo. Questo motorino aveva il 70. Come penso ormai si sappia, io e bisogna vado a giro il 50 per una serie di motivi che non sto ora qui a spiegare, anche diciamo per il motivo più banale, che è quello della legge. Tramite l'officina dove lavora Francesco, ovviamente pagandoli, iniziamo a prendere i pezzi, quindi il cilindro e tutti i pezzi che mancavano, ora non me li ricordo tutti, che si intraversa se non mi sbaglio. Si traversa. Per ora con la storia siamo arrivati a più o meno a metà agosto. Teniamo di conto che diciamo la prima volta che ho visto questo motorino, il momento in cui ho detto va bene, lo prendo, iniziamo a farlo, era inizio agosto, forse anche qualcosina prima. Insomma niente, iniziamo a lavorare su questo motorino, lo facciamo veramente alla perfezione. Era un motorino fatto perfetto, l'abbiamo smontato tutto, portato a telaio, ma poi con una cura veramente, perché si voleva fare il meglio possibile. Lavato tutte le plastiche una per una con l'idropulitrice, smontato tutto il blocco. Questo motorino era, mi sembra, 1 anno e mezzo che era fermo. Quindi smontato tutto il blocco, riguardato tutto, ripulito tutto, tutto ciò che riguarda carburatore, insomma qualsiasi cosa si era andata a guardare. Dopo aver fatto tutto ciò, quindi smontato tutto, rimontato il motore, l'abbiamo rimontato tutto, ma rimontato anche con le chiavi, quelle, come si chiama, di solito cos'è, quando devi stringere un bullone lo stringi in via, invece no, col manuale della Piaggio ha rimontato tutti i bulloni con le chiavi che misurano la forza con la quale stringi, tutte fatti con la forza giusta. Così è tutto tirato a 13 newton da manuale, c'è una bella differenza, e è tutto sempre a secco come le frigide. Insomma veramente era un motorino praticamente nuovo. Si intraversa. Siamo arrivati a provare questo motorino, saltano fuori dei problemi, problemi che potevano essere anche aspettati, perché come detto era 1 anno e mezzo che era fermo, anche se si era rismontato e rimontato tutto da capo, ci potevano essere dei problemi, l'avevamo messo in conto. Il problema era che questi problemi erano problemi che per risolverli si doveva stare matti, si doveva stare a spendere diversi soldi. In particolare questi problemi erano dei rumori che venivano dal carter. Al carter avevamo sostituito tutti i cuscinetti, avevamo fatto veramente un lavoro alla perfezione. Poi il carter, smontato tutto, lavato in officina, nella vasca apposta, con prodotti apposta. Quindi insomma continuava a fare sti rumori. E poi sto motorino aveva il problema che quando lo portavi in penna
faceva dei vuoti, in generale il motore si vedeva che non andava troppo bene, cioè sì, andava per andarci a giro, andava bene, però non era quel top per cui avevamo iniziato e per cui avevamo appunto preso quel motorino. Di conseguenza ragionaci dietro e alla fine purtroppo siamo dovuti arrivare alla conclusione che questo motorino a liquido, disco disco, non lo poteva avere. Fortunatamente, e dico fortunatamente, quando ho messo in vendita il motorino mi hanno contattato diversi, ma in particolare 5-6 che sembravano interessati. Fortunatamente, per ritardi vari, poi io andai in vacanza, quindi non riuscii a darglielo. Fortunatamente non me l'hanno portato via, non l'ho venduto, anche perché lo vendevo a 2,50, quindi era un prezzo onestissimo per il motorino che era, anche abbastanza appetibile. E a quel punto cosa abbiamo detto? Allora, ci abbiamo un motorino che era l'energy nero con le carene tutte nuove, a livello anche di sospensioni era messo meglio, le carene anche se un po' stinte avevano tutti gli attacchi, cioè io vedevo il mio, non c'avevo più nemmeno un attacco sano, ormai era tutto fascette, però vedo anche in generale i motorini 50 gli mettono degli attacchini di me che si sfanno subito. E in generale comunque ce l'hanno tutti sciupati. E invece questo era perfetto, ce l'aveva tutti. E allora si è detto, via, a sto punto, normale, prendiamo il bene, leviamoci le carene, gli ammortizzatori e anche la gomma, sciocciolato. Poi io al mio c'avevo tutto il fanalino sfatto, cioè io le carene, per quanto riguarda l'estetica, avevo tutto completamente sfatto. Ah, si è detto, via, allora mettiamole lì sopra. E quindi abbiamo messo tutte le carene e anche altri pezzi, anche il variatore per esempio, quello era meglio, quindi ci abbiamo messo quello. Di motore, appunto, a parte il variatore e qualche altro pezzettino, sinceramente ora non mi ricordo. Non abbiamo toccato quasi niente. E niente, via, insomma abbiamo fatto questo lavoro e è venuto fuori questo motorino qui. Quindi io adesso ho le carene tutte dell'altro motorino, a parte un paio di pezzi che li avevo sani anch'io, erano un pochino messi meglio, quindi ci ho messo mia. Per esempio questo qui, questo grigio. Molti hanno detto è un altro motorino perché sulle carene c'è scritto liquid cooled. E andiamo piano. E è un altro motorino. Invece altri hanno detto la targa è uguale, quindi è lo stesso motorino. Io penso ormai lo sappia anche il cartello della Kuwait, che sui ciclomotori, quindi sui cinquantini, la targa non è associata al mezzo, bensì al proprietario. Quindi io posso prendere 50 motorini e metterci sempre la solita targa. Adesso ci sarebbero da fare degli altri lavori, però sinceramente non so se farli o no, anche perché già per fare tutto questo lavoro di passaggio di carene ho speso qualche sordo. Poi ora lo vedrete nel prossimo video, ho dovuto ricomprare la GoPro perché la 4 qua mi aveva abbandonato, lasciamo stare che è ripartita, ma ho dovuto spendere soldi per farla ripartire. Inizialmente mi aveva abbandonato, quindi ho dovuto prendere un'altra telecamera e anche lì sono partiti i soldi. Poi un grandissimo simpaticone mi ha rubato il casco, quindi ho dovuto ricomprare anche il casco. Infatti ora, se vedete un'inquadratura un briciolo diversa, è perché appunto ho cambiato il casco. E quindi niente, tutti questi soldi ho dovuto spendere. Ora non li ho proprio tanti a disposizione per questo motorino. Ora per rifarlo veramente come vorrei io ci vorrebbero 400-500 euro dell'altri, che ci rifarei un po' di motore, lo rivernicerei, quindi lo farei del colore che mi piace a me. Insomma, farei il motorino veramente quello che avrei sempre sognato, però comunque sono tanti soldi e sinceramente non lo so nemmeno se lo farò in futuro, anche perché ce ne ho già spesi tanti e alla fine comunque un cinquantino non è che quando lo arrivi a rivendere ti danno milioni. Poi vabbè, è un po' scarburato, ma comunque vabbè, si risolve quello. Fortunatamente i lavori hanno aiutato tantissimo Francesco, se no questa cosa non sarebbe stata possibile, anche perché io, come ho sempre detto, ho zero manualità con queste cose, non ci so fa veramente niente.
Quindi da una parte è stato veramente molto istruttivo, perché ho visto un motorino praticamente smontato a zero e rimontato, e ho imparato tante cose veramente. E appunto, se non ci fosse stato Francesco, con tutto il tempo che ci abbiamo passato, a parte che un meccanico non te lo faceva mai di smontarti tutte le carene, rilavattele tutte veramente precise, non ci sia nemmeno un briciolino di grasso, di sudicio, di morca, diciamo, non si può recuperare. Però tenete di conto che c'era un periodo in cui io andavo tutte le sere da lui, e tutte le sere facevamo minimo 6 ore di lavoro. Avremmo messo tipo 10 sere, quindi una sessantina d'ore, una settantina, to. Questi lavori, se uno li voleva fare un po' alla cagare, li faceva anche in una serata. Però ecco, si era voluto provare a cercare di fare tutto preciso come andava fatto. Veramente un lavoro si voleva fare perfetto. Poi vabbè, non ci è venuto, però comunque alla fine è stato un bel risultato uguale. Ah, vedete il contagiri bloccato, perché quando sono andato a lavarlo ci ho puntato l'acqua, gli c'è entrata un po' d'acqua e quindi ora si è bloccato, però vabbè, ora asciuga e riparte. Non so cos'altro ci sia da dire. Fatemi sapere cosa ne pensate nei commenti di questo motorino. Ovviamente l'avete visto nel dettaglio, no, nello scorso video, ma che è quello uscito ieri, ma 2 video fa. Tra l'altro mi ricordo una di quelle sere, mi ricordo andai da Francia alle 10, tornai a casa, tornai a casa alle 5 di notte, dalle 10 di sera io tornai alle 5 di notte, mi ricordo, ce la faceva fare. Perché dovevamo anche registrare il video di addio all'Energy. Grazie di tutto. Padre, Figlio, Spirito Santo, amen. Ci alle 4 andiamo a dormire. Chiudo le 8. Alle 4:10. Si fa grazie di tutto, la luce spenta, alzare e andare via e fa passi. Fatti bene. No, bene, sì, grazie di tutto. E si spinge, perché infatti l'avevo venduto a questa persona, poi in realtà per vari motivi fortunatamente non gliel'ho dato, e quindi mi è rimasto, ho potuto fare quello che ho ora in mano. Fatemi sapere nei commenti cosa ne pensavate, se avevate indovinato, se avevate sbagliato, cosa pensavate fosse. Lascio in descrizione l'Instagram di Francesco, che come detto mi ha aiutato tantissimo. Vi ricordo ancora una volta di andarvi a iscrivere al canale di Aldo Simone, nel canale di cui fra poco uscirà un video intervista. Quindi c'è, cioè, nel senso, io che ho 18 devoti, collaboro diciamo con un professore, veramente tanta roba. Quindi andatevi subito a iscrivere al suo canale, e quindi niente, ci si vede al prossimo video. Di traverso. Ehi, oh, non farà, chiude la curva, protegge l'esterno, nonno rally.